Thank you.
Lì sperimentò una sorta di deserto interiore. Aveva pensato di affrontare l'ingiustizia con le sue sole forze, e adesso, come conseguenza, si ritrovava ad essere un fuggitivo, a doversi nascondere, a vivere nella solitudine, a sperimentare il senso amaro del tradimento. Mi domando, qual era stato l'errore di Mosè? Pensare di essere un vincente, contando solo sulle sue cose. Ma così era rimasto prigioniero dei decisioni di umani, come quello di rispondere alla violenza con la violenza. Thank you.
cui io vorrei parlare oggi, l'intercessione. Mosè ha fatto esperienza nel Dio con la Signora, che non resta indifferente davanti al grido del suo popolo e scende nel grado. E vedono questo, scende, io scende nel grado. Dio per la sua condiscendenza scende. Quando c'è il nostro riguardo, viene in mezzo a noi fino ad assumere in Gesù la nostra carne, provare la nostra morte e non siamo in pericolo. Sempre scende la mia stanza, sempre la mia stanza. Si fa esperienza con lui nel portato del mondo. Chi fa, chi non fa esperienza con lui è portato con la mia. Così fa Mosè che scende in mezzo al suo. Lo farà più volte durante la traversata del deserto. E infatti nei momenti più importanti e difficili sale e scende dalla morte, dalla presenza di Dio, affinché venga ad accedere al popolo, cioè di mettersi dentro la sua storia per avvicinarla a Dio. Fratelli e sorelle, entra da cedere, infatti, non vuol dire semplicemente pregare per qualcuno, come spesso pensiamo. Etimologicamente significa fare un passo in mezzo, fare un passo in modo da mettersi nel mezzo di una situazione. La scrittura ci dice che tre immagini al riguardo.
Mosè con la sua immagine, Mosè con le mani protese e Mosè con le mani salve. La prima immagine di quella di Mosè con la sua immagine ci dice che egli interagisce con la profezia, con quel bastone comandante di provincia, segna la presenza e la presenza di Dio nel nome del quale parla, denunciando ad alta voce il male che il popolo soffre e vedendo il fallore di lasciarlo a Dio. Fratelli e sorelle, per intercedere a favore del nostro popolo, siamo chiamati anche noi ad alzare la voce contro l'ingiustizia e la prevaricazione che schiacciano la gente e si servono della violenza per gestire gli affari a nome dei conflitti. Se vogliamo essere pastori fino al cielo, non possiamo restare neutrali dinanzi al dolore provocato dalle ingiustizie e dalle violenze, perché là dove una donna o un uomo vengono feriti nei loro diritti fondamentali, Cristo stesso è questo. Sono stato contento di ascoltare della testimonianza del padre Luca che la Chiesa non smette di portare avanti un ministero insieme profetico e pastorale. Grazie perché se c'è una tentazione da cui dobbiamo guardarci e quella di lasciare le cose come stanno e non interessarci della situazione per paura di perdere privilegi e convenienze. Questa è la prima immagine, non so se questa è la prima. Seconda immagine, non segue con le mani protese. Egli dice la scrittura stessi la mano sua mano. Le sue mani gli stesse sono il segno che Dio sta per operare. In seguito Mosè terrà tra le mani le dame della legge per mostrare al popolo le sue mani protese indicano la vicinanza di Dio che è la terra e accompagna il suo popolo. Per liberare la campagna non basta infatti la profezia. Occorre protendere le braccia ai fratelli e alle sorelle, sostenere il nuovo cammino, carezzare il regime di Dio. Possiamo immaginare in Giuseppe che indica il percorso e stringe le mani dei giovani per incoraggiarli ad andare avanti. Per 40 anni l'anziano rimane accanto ai giovani, ecco la vicinanza, e non è stato un po' più facile, e no? Spesso ha dovuto rodeare male un popolo scoraggiato, un popolo stanco, affamato e assettato. E anche la povertà di Gesù, che si lasciava andare alla murmurazione e alla critica. Per essere solidale e dedicato compito, ha dovuto anche lottare con se stesso, perché a volte ci sono momenti di oscurità, momenti di misurazione, come quello che ogni cui dice a Seminarians: perché hai fatto la male al tuo servo? Perché non ha trovato grazie agli occhi al punto di imporre di esso tutto questo popolo? Non posso io da solo guardare il mezzo di questo popolo, è troppo pesante per me. Quando si vive la nostra sta. Eppure così non si è ritirato. Sempre vicino a Dio non si è mai allontanato da Dio. Anche noi abbiamo il nostro popolo, tenere le mani, pensare e ricordare loro che Dio è fedele alle sue promesse.
Grazie, in nome della Chiesa di Dio, per la vostra decisione.
Thank you.